grazie a questa emittente locale che mi permette di entrare nelle vostre case per leggere e commentare il Vangelo della seconda domenica di Quaresima. Ascoltiamo il Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi restare qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La trasfigurazione di Gesù indica il fine quaresimale, quello della risurrezione, di cui la trasfigurazione è un anticipo ed è una profezia. Da come abbiamo letto nel Vangelo, la trasfigurazione è la festa del volto bello di Cristo. Il volto è la grafia dell'anima, la scrittura del cuore. Dio ha un cuore di luce. A questo ci invita, ad essere luminosi come Lui è luce. Tre momenti nel Vangelo per arrivare a questo nel cammino quaresimale. Il primo, la preghiera. Gesù era in preghiera mentre si trasfigurò. Cosa fa la preghiera in ognuno di noi? Mette luce nell'anima e questa luce mette coraggio, mette speranza, mette fiducia, ci fa vincere l'angoscia, ci fa camminare nel vivere. Il secondo momento è che Gesù guarda Pietro non come colui che lo rinnegherà, ma lo guarda con un occhio di luce e positivo. Anche noi siamo chiamati a guardare tutto il buono e il bene che è nelle persone e non solo i lati negativi. E terzo, si sente questa voce che è un invito: ascoltatelo, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Ascoltare Gesù, ascoltare la parola di Gesù significa avere luce dentro e essere cambiati. Se un proverbio dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, Agostino poi ha detto dimmi chi ami e ti dirò cosa diventerai. Potremmo dire dimmi chi ascolti e lui sarà il maestro della tua vita. Che Gesù sia maestro nel nostro cammino. La trasfigurazione non toglie il cammino verso la croce, ma fa anticipare la risurrezione. Ecco, chiunque di noi è disposto a trovare la luce di Dio in sé, già ha fatto questo cammino di speranza nuova e di luce. Buona Quaresima allora, buona settimana e buona domenica.